Crediamo nel Partito Democratico, ha quella forza nell'animo che trasmette agli altri fattibilità e, diciamo, e la capacità di poter andare avanti. Per ascoltare Renzi e per ascoltare un messaggio di speranza contro la violenza e contro, diciamo, ogni forma di mafia, di corruzione. Voi siete contenti che nella sanità vengano tutti? Speriamo che fanno le cose buone, perché i miei partiti sono morti, che li rinunciano. Anche di Laura, Ottir, sono morti. Mamma mia, che sti cacchi se qui ne fa? Il popolo, la rivoluzione, stanno rompendo l'erta, però cazzo. Dici tu, aspettiamo un attimo. Sindaco, c'è poca gente, si lamenta della poca affluenza. Ma come c'è poca gente? Mancano due ore. Ma che fa, dei malviventi? Si riempirà la piazza, quindi. Il problema non è che si riempia la piazza, il problema è di quelli che resteranno fuori dalla piazza. La piazza che è piccola. È troppo piccola, è troppo piccola. Ma comunque, sapete che è stata una scelta che ha un grande valore simbolico, è un gesto di affetto e di rispetto per Napoli, per il Sud. Noi dobbiamo dimostrare, stiamo dimostrando, non abbiamo nessun paura della piazza. È un'ora, manca un'ora e la piazza già è stracolma. È stato così a Palermo, è stato così nelle Marche, è stato così in Emilia Romagna, sarà così anche nelle altre piazze. Ma questo è il selfie democratico? Che... No. Questo è un selfie democratico? Sì, è un selfie democratico in attesa di Renzi. Il cambiamento, puntiamo su questo perché siamo la risposta, la speranza e il dialogo. La risposta a questa piaga che è la corruzione è fermare i politici corrotti, fermare i corrotti e i corruttori. Certo. Ma la corruzione mi pare una questione molto seria, bruciamo in corruzione in questo paese 60 miliardi di euro l'anno. Con quei 60 miliardi di euro l'anno quante cose si potrebbero fare, per esempio nel mezzogiorno di questo paese? Un'enormità. Io spero che con Renzi le cose possano migliorare. In che modo però? Ma voglio dire, possono migliorare portando nel paese un governo maggiormente solidale, diciamo, una maggiore solidarietà e una maggiore attenzione, diciamo, ai poveri, ecco questo. Sono orgoglioso di riavere nuovamente accesa la fiaccola della speranza, la fiaccola di poter vedere rinascere la nazione. Il è venuto in questa piazza proprio, sì. È una lotta di piazza in pratica. Se lui è venuto nel cuore di Napoli, noi non abbiamo voluto il salotto bene di Napoli, abbiamo voluto anche noi il cuore di Napoli. C'è ottimismo per le elezioni o c'è più preoccupazione per la possibile affermazione di Grillo? Chi se ne frega di Grillo, la mia preoccupazione è se arrivano soldi nel sud, mi è pure simpatico, anzi se mi invita nella sua villa a prendere un po' di sole sono ancora più contento. Cos'è che non vi piace dell'altra parte, dei 5 Stelle che sono il principale avversario? Il poco dialogo, il poco confronto, è una figura troppo autoritaria. Mi devi dire la cosa in coppa al web, sennò come ti rispondo? È che ogni volta che veniamo attaccati, cioè noi invece di andare a fare le stronzate tipo io non voto in Movimento 5 Stelle, noi lo ribattiamo. Noi veniamo aggrediti tutti i giorni da migliaia di troll, fake, covetti, persone che non ci mettono la faccia. Loro ci attaccano e noi utilizziamo quell'attacco per buttarli a terra. Ieri si sono inventati questa cosa, lo gnocco fritto, e noi abbiamo semplicemente messo una foto con su scritto più gnocco fritto alla festa democratica, ce lo chiede Beppe. Forza Renzi, forza Partito Democratico. Questa piazza che è molto piccolina si dovrà riempire per forza. Se qualcuno pensava a Napoli come in Italia, che la piazza non fosse casa nostra, stanotte ha avuto la risposta da questa città. Con un po' di polemica, non cedete mai alle provocazioni. Provocano il PD perché hanno paura di noi. Noi siamo più grandi delle loro paure. Noi siamo più forti delle loro preoccupazioni. Via da Napoli! Via da Napoli! Via da Napoli! Perché io sono convinto che l'inno nazionale non si fischi e che il voler bene all'Italia passi da ciascuno di noi. E che noi difenderemo l'Italia! Via, 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 via. Ma come si fa a utilizzare linguaggi come quello di Hitler?